Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Assessore, signori consiglieri e al pubblico presente. Questa sera ci sono due momenti, due fasi. La prima, mi sono fortemente rattristato per le dimissioni del consigliere Saggese, con cui ho lavorato nell'ambito della commissione tecnica assieme agli altri colleghi Pizza, La Pietra e Iovini, con cui abbiamo condiviso alcuni piccoli avanzamenti ottenuti nell'ambito di questa amministrazione. Ho avuto modo di parlare anche con lui al di fuori delle sale comunali. Per quanto concerne l'opposizione sarebbe stato molto semplice, avrei potuto consigliargli di restare, di passare all'opposizione come opportunissimo, ma come amico ho sentito la necessità di dovergli sottolineare il mio pieno appoggio alla sua scelta non facile, quella di abbandonare un consiglio comunale per non abbandonare la politica non è soltanto quella che noi svolgiamo nell'ambito della sala comunale, ma è quella che la politica è quella che si svolge ogni giorno vicino ai cittadini, sollevando problemi. E con questo mi collego a quanto, dando il benvenuto a nome della minoranza di questa amministrazione, il benvenuto al consigliere Ragosta per il suo ingresso nel Consiglio Comunale. Anche io molto molto giovane, quando entrai nel Consiglio ero nell'anno 2000, ero al mio primo del terzo mandato comunale, ero fortemente impaurito perché entravo in un mondo che completamente non mi apparteneva, non avevo mai in precedenza, se non in ambito universitario, di scuola superiore, svolta attività anch'essa politica ma abbastanza limitata. Dicevo, la libertà di idee del consigliere Ragosta, che ha sempre manifestato, per questo io una piccola nota, quando mi dice il sindaco mi ha espresso che ho la mia assoluta libertà delle scelte, questa è una libertà che ti appartiene, che non ti concede il sindaco Emanuele, mi permetto di chiamarlo Emanuele per l'affetto che provo nei suoi confronti e per l'amicizia che ho con lui da diverso tempo. La libertà di idee l'hai sempre espressa con i tuoi articoli nello smalinfoggere dell'attività politica durante la vita quotidiana. Il mandato, noi diceviamo un mandato dagli elettori, che però non è un mandato pieno ed esclusivo, non è il mandato per sei in amministrazione fai quella che vuoi, ma per un motivo semplice, perché per fortuna all'interno di questa tra virgolette professione poi c'è una fase di valutazione in cui i cittadini valuteranno a fondo le nostre scelte sulla base dei nostri comportamenti, delle nostre azioni. Io sono in minoranza dal 2000, mi piacerebbe, avrei potuto fare qualche passaggio già da qualche anno, però credo, come dici tu, di rispettare quello che è il mandato dell'elettore, come però hai giustamente sottolineato quello che è stato il mandato sulla base di un programma. Ma parliamoci chiaramente, in ambito comunale il mandato è su base personale piuttosto che sul programma, pur non una persona. Questo mandato non è completamente pieno ed esclusivo, non significa avere un mandato per dire fai quel che vuoi. Io apprezzo il tuo intervento e mi aspetto una caratteristica delle scelte molto oculate e critiche rispetto agli atti di questa amministrazione, perché non vorrei trovarmi di fronte ad alcune tue cose scritte, ad alcune cose tue dette, e poi vedere una certa incoerenza nelle scelte. Questo perché esiste una coerenza con gli altri, ma prima di tutto esiste una coerenza con se stessi. Quindi io credo che per sentirsi bene debba necessariamente esistere una coerenza con se stessi, e poi le tue con se stessi e quella con gli altri. Quindi io ribadisco il benvenuto in Consiglio Comunale, spero che avremo modo di poter collaborare anche all'interno delle commissioni consigliari, che a parte una, la mia, a cui partecipo, tutte le altre sono piene. Spero che, come tu ben dici, l'attività amministrativa di Castello possa riprendere, possa andare avanti, e possiamo passare dalla fase del parlare alla fase del fare. Grazie.